Una password robusta e complessa è il primo e fondamentale strumento di protezione per la tua casella di posta. Sceglila con cura, aggiornala spesso e tienila al sicuro. Tutti i nostri pannelli ti obbligano a rispettare una serie di requisiti che sono sempre indicati in fase di scelta della password, ma puoi aumentare ulteriormente la sicurezza con delle buone abitudini che ti mostro. Non usare la stessa password per la tua casella di posta, il tuo conto corrente, i tuoi social media, eccetera. Se un hacker dovesse rubartela, avrebbe accesso a tutti i tuoi account. Prova a usare una password phrase, cioè una piccola frase composta da parole casuali che contengano tutti i requisiti di una password robusta, che sia facile da ricordare e difficile da violare. Un esempio potrebbe essere solepennello1laurea.esclamativo, tutto attaccato, con tutte le iniziali maiuscole e intervallato da almeno un numero e un carattere speciale. Scegli una password lunga. La lunghezza è più importante della complessità. Per un hacker esperto è più facile decifrare una password breve e complessa rispetto a una più lunga, anche se è composta esclusivamente da lettere minuscole. Non appuntarti le tue password. Usa un password manager sicuro, cioè un software che ti aiuta a creare e gestire le tue password. I password manager sono disponibili sia per computer che come app per smartphone e tablet e spesso sono gratuiti. Oltre alla cura della password, fai attenzione a non aprire email provenienti da indirizzi sconosciuti o dai quali non aspetti comunicazioni. Se hai dubbi, chiedi conferma direttamente al mittente. Se il contenuto di un'email ti sembra sospetto e inatteso o non conosci il mittente, non cliccare sui link e non scaricare gli allegati, soprattutto se si tratta di file di tipo .exe, .vsb, .js o .batta. Installa un antivirus, almeno uno gratuito. Sempre meglio di non avere nessuna protezione. Se vuoi saperne di più, guarda i video correlati a questo. E per ulteriori informazioni o consigli puoi anche consultare le nostre guide dedicate al servizio email. C'è un'intera sezione dedicata alla sicurezza.